Mi sono sempre chiesto. Sono l'unica persona che quando sta dormendo c'è sempre qualcuno pronto a rompermi i coglioni? È scientificamente provato che la media per dormire e essere ben riposati sono 8 ore. E dico io, almeno queste 8 ore fatemele fare. Ma diciamoci la verità, mio caro amico o amica che mi segui. Io amo dormire per tantissime ore. Ed è scientificamente testato che almeno una volta in tutta la nostra vita ci sarà sempre quel rompicoglioni di turno o che ti sveglierà nel momento più bello del tuo sogno o non appena prendi sonno. È la cosa più bella? Come volevasi dimostrare, ecco il rompicoglione di turno. Ehi, ciao Hertz, come va? Disturbo? Cosa cazzo vuoi? Ecco come vorremmo rispondere, però utilizziamo sempre comportamenti civili e garbati. No, tranquillo, stavo solo riposando. Eh? Non hai visto l'orario? Sono le 10. Ed ecco la tipica frase che sentiremo almeno una volta nella nostra vita. Non ti hanno mai detto chi dorme non prende pesci? Vorrà dire che lo andrò a comprare dal mio pescivendolo di fiducia. Faccio girare l'economia facendo ciò che mi piace. Ci trovi qualcosa di sbagliato? Non ci avevo mai pensato. Comunque, vabbè, ti richiamo. Do un'altra chiamata sull'altra linea. Ciao! Ehi, pronto? Pronto? Ma cosa cavolo mi hai chiamato a fare? E tornando a noi, non importa se la mattina abbiamo lavorato oppure la sera siamo stati dei leoni, come dice il proverbio, e la mattina dei coglioni che sembriamo tanti zombie, neanche le comparse di The Walking Dead. Ma ci sarà sempre qualcuno che praticamente ci disturberà quando riposiamo. Quindi, se anche tu sei stato almeno una volta disturbato per qualcosa di inutile mentre stavi per prendere sonno, oppure mentre eri nel bel mezzo di un bel sogno, scrivimelo qui sotto con un commento. Condividi il video con una persona che ti ha disturbato almeno una volta mentre dormivi. Forse con questo video lo capirà una volta per tutte. Se il video vi è piaciuto, lascia un bel like riposato. Detto ciò, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video in compagnia sempre della piccola Nike. Ciao!